Buongiorno Locarno, ottavo giorno di festival. Oggi le sezioni ci porteranno in America, in Argentina, ma passando dalla Francia, dall'Italia. Poi però si torna in Ticino, perché questa sera in Piazza Grande arriva, ritorna, un grande amico ed è proprio da lui che partiamo. Mohamed Soudani è una figura chiave del cinema elvetico. A lui va il premio Cinema Ticino ed è anche l'opportunità per ragionare sul lavoro visionario e direi addirittura profetico che Soudani ha svolto in un momento in cui le crisi delle migrazioni, le questioni dell'identità diventano problemi di tutti i giorni. Un autore, un produttore, un pensatore come Mohamed Soudani, che ha affrontato tutte queste questioni con largo anticipo, si impone oggi a noi con la massima urgenza. In concorso oggi tocca a Bob Byington, Lousy Carter, una commedia su un professore di letteratura depressivo alle prese con la sua incapacità di affrontare le nuove problematiche che gli vengono offerte e che un giorno scopre di essere ammalato terminalmente. Il film di Bob Byington è interpretato da David Krumholz. Potrete ammirare tutte le enormi sfumature del suo talento. Pensando a Napoli, i vampiri non sono esattamente la prima cosa che vengono in mente. Eppure Mimì, il principe delle tenebre, è ambientata a Napoli. Mimì è un orfano di una situazione sociale devastata, nella quale ci si muove fra problemi e bullismi quotidiani, entrando e uscendo dai propri sogni. Brando De Sica compone una favola dark, insinuando persino il sospetto che Nosferatu possa essere sepolto a Napoli. Noé Habitat è una delle star francesi più interessanti del momento. Lei è la protagonista del thriller legale Première Affaire. È un film che guarda nelle ambiguità del sistema legale e delle procedure penali e che si pone delle domande scomode e offre addirittura delle risposte ben più inquietanti. Un film che rivela una regista, Victoria Musedlag, è un'attrice al culmine delle sue ancora giovani ma già enormi possibilità. Quando si parla di crisi del cinema, raramente si pensa alla crisi, che potrebbe essere anche una crisi creativa di idee. Bene, questo è un problema che Edoardo Williams non ha. Il suo film, El auge dell'umano 3, è un viaggio immersivo che lega fra di loro continenti e personaggi, creando un tessuto di sguardi, di emozioni che convergono nel finale verso una delle chiusure più sorprendenti di tutto il Locarno Film Festival 76. Qualunque cosa facciate oggi, non perdete El auge dell'umano 3 di Edoardo Williams. Anche oggi due sono gli appuntamenti con il concorso Cineasti del Presente e due sono le traiettorie dei film che scopriremo. Con Heine Schöner Earth di Katharina Huber andremo nei confini del sistema solare con un razzo, forse, mentre il collettivo Negu ci porterà in Spagna nel 2011 alla fine della lotta armata tra i boschi e i confini.